Ciao ragazze! Ciao ragazzi, dove sta? Mi tocca di nuovo, mi tocca. Devo fare, purtroppo. Siamo qua per presentarvi la nostra bimba! Bimba! Vieni qua, bimba. Che si sta mangiando tutto il divano. Oh, bimbo! Eccola, dove sta? La nostra bimba, amore! Aspetta, fai la brava, dobbiamo fare una caviglia, dai, poi dove giochiamo. Eccola la nostra bimba, sembra un gattino, come sei piccola. Lei è la nostra bimba. Amore, aspetta, come ti dobbiamo mettere? Mettiti alla no, lasciala stare, quella cade, mettila sì, così, te. Mettila così. Mettila sul divano, non mi... Guarda così. No, cade. Amore, allora vieni in braccio a me. Vai in braccio a... alla mammina. Alla mammina. Eccola qua, la nostra piccolina, guardate come piccola, come bella. Sei una pallina, tu, la nostra pupina. La nostra pupina. Eccola, allora, questa è la nostra pupina. Come si chiama la nostra cagnolina? Pupi. No, sì. Ci avete detto nei commenti tanti consigli di nome. A me piaceva tantissimo tipo Sissi, poi Creamy, Bambi. Bambi mi piace tanto perché sembra il cervo, il cerbiatto. Bambi. Sembra, oppure bimba, appunto la nostra bimba, io la vorrei chiamare bimba, guarda come un amore. Dite la verità, il nome più bello è Pupi. Ma che razza di nome è Pupi? Pupi, perché piccolino è Pupina. Pupina, pupetta, amore, c'è bella, c'è buonissima. Comunque volevamo parlare un po' di lei, ve l'avevamo presentata ufficialmente, perché... mi toglie i capelli, non ti avviso. Perché adesso la vedrete nei video, nei vlog, la vedete spesso questa pupetta. E lei ha quasi 4 mesi, è vero? Sì. L'abbiamo presa da poco, da pochi giorni, ma già si è abituata tantissimo alla casa. Infatti. È un cane ubbidiente, è buonissima. Ci avevano detto che tipo questi cani erano aggressivi, no. Erano invece no. È ma il cane è come lo cresci, se lo cresci aggressivo è aggressivo. Se lo cresci buono è un cane buono. Buono, dice tutte cose intelligenti, mio amore. Sì, sì. È vero, perché comunque lei è buona, è dolce, è obbediente, non abbaia mai, almeno per adesso, non lo sappiamo. Dorme e fa cacca. Come dorme e fa cacca? Dorme e fa cacca, non abbaia, non gioca un po'. Buono, quella è piccola. Però ha 4 mesi, quindi comunque pensiamo che crescerà ancora un pochino e penso che si allungherà un pochino perché è veramente piccola. E amore, sei bellissima. Comunque è troppo bella. Poi ha le orecchie grandi grandi. Infatti tipo mio padre quando gli ho fatto vedere la foto che l'avevo presa, la prima cosa mi ha detto: wow, è che orecchio, ci sentirà benissimo. Infatti, però a parte gli scherzi, veramente sta cosa, lo sai che tutti i rumori lei subito li sente molto amplificati, secondo vabbè, me. Ma mica sì. Perché c'ha le orecchie sì, grandi. Perché c'ha le orecchie grandi, amore. Io non ce la faccio bella. Questa ragazza. Con Molly e Cookie anche va d'accordissimo, che sono i miei altri due cani, che però loro sono meticci trovatelli. E l'abbiamo subito messa vicino, è vero, subito si sono fatti le feste, giocano, a lei piace tantissimo, no? Perché loro, gli altri due cani, lo sapete, stanno a casa con mia mamma, e appunto quella è la loro casa, col giardino e tutto, e noi quasi ogni giorno comunque la portiamo là, lei è felicissima, appena li vede gli fa le feste, gioca, è vero amore, è un cane molto molto socievole. Si fa accarezzare da tutti. L'unica cosa, ci stanno un po' di preoccupazioni per la cacca, perché vabbè, ma io penso non servi solo. Speriamo, perché l'ha fatta un po' morbida, ha fatto anche un po' di sangue nella cacca. Speriamo che non sia nulla. Gli abbiamo dato delle pilloline, è vero amore? Così è bello, ti sto addormentando così. È proprio un cane, dovete credere, è proprio un amore. Non... proprio bellissima e bravissima. Poi mi ci fa tante feste, è vero? Poi abbiamo messo pure a balcone quella retina. Max l'ha messa. Vuoi dire qualcosa pure tu? E che devo dire? Tu dici tutto. Dai, dici che cosa hai messo pure a balcone, che l'hai fatto tu. Niente, una rete perché se si sporge può cadere giù, allora si mette questa rete di plastica. E dove l'hai comprata? Che gliene importa allora? No, è loro che qualcuno che c'è cuccio. La Merlin l'ha comprata. Merlin, non lo so il francese, scusatemi. Farò prima un corso di francese per capire come si dice la Merlin e poi lo dirò. Le critiche, i commenti, ma non sai dire neanche le Merlin. Calma, ti sei fatti di guarda. Sì, perché... nessuno ha detto niente. No, ho visto il video precedente e fatto degli insulti. Che detto... quello che ho fatto e hanno detto un sacco, sono stati un sacco di commenti negativi. Adesso siamo felici per il nostro amore.
che è la nostra bimba, eccola qua. E quindi vi dicevo, quindi anche fuori a balcone gli sta piacendo tanto. L'unico problema che resta sono le scale, perché come sapete noi abbiamo la casa che ha la scala e abbiamo paura che lei possa cadere, anche se comunque dove l'abbiamo presa ci hanno detto non vi preoccupate, c'hanno molto senso dell'orientamento, non sicuramente, però non si può mai sapere, io mi metto paura, come dobbiamo fare questa cosa delle scale? Adesso, adesso ce lo sto insegnando a scendere le scale, sì. Prima hai visto due, tre... Ha fatto tre scalini, ne prendiamo 150. Guardate com'è bella. Ah, la pappa, noi le stiamo dando i croccantini perché ci hanno consigliato di darle solo croccantini. Però io, dato che i miei altri due cani, ho sempre fatto un'alimentazione casalinga, sono sempre stata un po' contraria ai croccantini perché li vedo comunque una cosa conservata, piena di roba così. E infatti io ho insegnato a mia madre, che poi vabbè ho insegnato, se vede il video ci ho insegnato, però cioè diciamo con mia mamma abbiamo deciso di preparare noi la pappa, quindi mia mamma poverina ogni giorno prepara la pappa ai cani e gli dà per esempio però cose prettamente per loro, non quello che resta dal nostro cibo. Tipo secondo me quella è l'alimentazione migliore. E ci siamo informate molto io e mia mamma e siamo giunti a questa conclusione, tipo riso scaldato oppure riso soffiato con tipo il pollo oppure il pesce, però senza sale, senza condimenti, insomma tutto molto chiaro. E quindi non so se voglio, perché poi mi hanno detto se tu gli dai la, mi dai tipo il pollo, il riso a lei, tipo poi i croccantini non li mangerà più. E quindi non so se cosa fare, cosa è meglio, sta cosa dell'alimentazione. Alcune persone pensano che i croccantini sono meglio, io invece sinceramente no, però non lo so, consigliateci voi nei commenti. Ma date consigli appropriati, non è pasta e fagioli, pasta a carbonara, no vabbè dai, no non si danno. Poi ci sono alcuni alimenti che fanno proprio male, poi i cani piccolini come lei soffrono spesso con lo stomaco, tipo possono vomitare. Ma guarda che baciuccolina, è troppo bella, il nostro amore, vero? La nostra bimba mi sta addormentando. Adesso sonno. Lei è la nostra bimba. Come bellina, amore, è vero? Guarda che bel musetto. Adesso c'ha sonno. Però è anche molto giocarellona, il gioco. Giocarellona sei tu. Ma quando è festa ci fai troppo un amore, la mia vita proprio. Vabbè, quindi noi ve l'avevamo presentata ufficialmente. E noi per adesso la chiameremo Pupina, perché Max ormai ha deciso che si chiama Pupina. Si chiama Pupi. Pupi. E poi diminutivo Pupina. Però Pupi si confonde con Cookie, che è l'altro mio cane. Allora se qualche volta stanno assieme li chiamo, dico Pupi, si gira Cookie, un casino. Beh, vengono tutte e due, che fa? Quindi non lo so, però se ci date qualche consiglio di nome più bello glielo cambiamo, gli mettiamo un altro nome. Devo sempre accettare. Amore, guarda che c'è buona proprio. Ma io sono domenica. Ciao. Facini le orecchie, che tu sei tutta orecchia, sei tutta orecchia, sei troppo figurati bella. Figurati come ti massacrano adesso, il cane voleva dormire, tu l'hai messo davanti alla telecamera. Sì, no vabbè, ma non è vero perché stava giocando, lei... Chiamano il WWF, protezione animali, fanno presidente della Repubblica. Amore mio, oggi ha mangiato tutta la pappa. No, lei è così, appena la prende in braccio subito Donne. Si appisola. Però poi gioca, fa anche dei macelli, però... Nulla di eclatante, tipo per esempio sul divano, cuscine, vero amore? Amore mamma. Bella sei tu, ma quando è bella, è il tuo vicino. Dai, lasciala stare. Lasciamola giocare, Speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto, che la nostra pupina vi piace, è bellissima. Tanti pollici in su per la nostra pupina, è vero? Sì. E per Max. Che non ha detto niente, però ha fatto presenza. Aveva due o tre paroline. Due o tre paroline, quelle giuste. Amore, vai un po' da papà. Ma vieni un po' pure tu. E quella lei è pavona, sta sempre con papà. Beh. La sera si mettono sul divano. E lei glielo lecca tutto in faccia, poi si mangia tutto l'orecchio. Non è bollente. Sì. Pagare a chi ha le orecchie più grandi tra me e lei. È vero. Secondo me ti prende come un sensibile, sì, che pure tu c'hai l'orecchia grande. E guarda come si è messo, mo? Sì, tra poco via si addormenta, se non sta già dormendo. Quindi speriamo che il nostro cagnolino vi piaccia, vi mandiamo un bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! C'è troppo in amore, c'è la vita mia. Metterà le due bocche. Oh, boh. Thank you.
posso dormire. Mettila giù, eh? Ci vediamo al prossimo video.